Buongiorno, buongiorno patatino mio, dove vai amore mio, dove vai? Andiamo giù? Ciao, il dormiglione, il dormiglione, oggi ti ho svegliato io, eh. Amore mio, amore mio. Ah, andiamo giù, vieni, andiamo dalla gatta Stellina. Dov'è gatta Stellina? Qui sotto c'è un casino, ragazzi. Lasciamo perdere, sono arrivati degli altri scatoloni. Gatta Stellina! Ciao! Che pancia hai, che pancia! Gatta Stellina! Buongiorno! Buongiorno! Mi sono appena arrivati due pacchetti da Too Faced, ragazzi, ma non li aprirò oggi. Penso di fare un video dedicato perché ho un sacco di pacchetti, un sacco di cosine da farvi vedere che vi sono arrivate, molto interessanti. Quindi penso di farci un video dedicato. Fatemi sapere. Oppure se preferite che integri un unboxing gigantesco in un vlog o se volete proprio un video dedicato solo a quello. Scrivetemi nei commenti. Qui c'è Gatta Stellina, che sta guardando di là perché stanno raccogliendo l'immondizia e quindi è molto interessata a questi accadimenti. Mi piace che si mette sempre sulla coperta. Gli ho messo, sul divano ho messo queste due coperte e loro vanno sempre solo a dormire sulle coperte, il che è fantastico perché così non sporcano niente, soprattutto se vomitano, grazie al cielo lo fanno sulle coperte, perché purtroppo con i gatti succede. Ed è successo il secondo giorno che sono venuta ad abitare qua, infatti un po' si vede la macchia, mannaggia, e quindi adesso coperte, ragazzi. Volevo farvi vedere comunque, che questo ancora non ve l'ho fatto vedere, questo è stato il regalo di Demelza e Vic di Benvenuto in Casa Nuova. Mi hanno messo anche il bigliettino: congratulazioni per la tua nuova casa, con amore Vic Demelza, con il cuoricino. E mi hanno regalato questo, che sono almeno, mi ricordo che ancora con Tomas lo guardavamo assieme, perché loro ce l'hanno a casa, ed è praticamente è una bottiglia con il tappo, quindi è sempre perennemente chiusa, sigillata, e all'interno c'è un vero e proprio bosco, ragazzi. Ci sono un sacco di piante diverse che creano un microclima all'interno appunto della bottiglia, che non va mai aperta, e che crescono così praticamente. La figata è che a volte appunto piove, cioè si forma questa condensa e loro si appunto prendono, cioè praticamente si idratano con questa condensa che a volte si crea. E oggi siamo fortunati perché posso farvele vedere, praticamente sta piovendo nel mio microclima, ci sono le goccioline. Non so se si vedono le goccioline oppure no, ma ci sono appunto le goccioline e quindi sta piovendo nel mio microclima. Oggi piove, oggi piove. Però devo metterci degli altri cosetti sotto perché ne avevo solo due, ma traballa. Ma lo adoro, è meraviglioso, sono anni che ne desidero uno, volevo sempre prenderlo, portarmelo in Italia, ma non era fattibile in aereo, e adesso è qui ed è bellissimo. Per colazione, ragazzi, alla fine sto bevendo io questi cappuccino con cioccolata, in realtà c'è anche il cioccolato per questo, di Starbucks. Cosa c'è? Cosa c'è? E poi mangerò un po' di fragole proprio al volo, ragazzi. Cosa c'è? Abbiamo capito tutti che sei il protagonista anche in Olanda, tu gatto Denver. L'abbiamo capito tutti, sei protagonista a Trieste, sei protagonista in Olanda. Abbiamo capito. Bravo, bravo amore mio, bravo amore mio. Devo costruirvi il grattino. Ok, ho sistemato intanto i poster, cioè i quadri che mi sono arrivati. Li ho messi nelle cornici. Sono molto contenta degli acquisti. Penso siano meravigliosi. E qui c'è il rossetto. L'unica cosa che non mi fa impazzire, che non avevo notato sul sito quando li ordinavo, era questa scritta: una donna che non indossa profumo non ha futuro. A me non piacciono queste cose. Una donna che è, un uomo che è, non sarà mai, queste cose qua non sono d'accordo, quindi questa scritta non l'avevo vista, però il profumo è molto carino. E poi qui invece ci sono queste foglie dorate con sfondo beige pastello. Cosa ne dite? Adesso vedo un pochino dove sistemarli. Credo che
questi tre andranno nella mia camera da letto. Ne ho presi altri ma ho sbagliato la grandezza delle cornici, quindi fa niente. Intanto però sistemo questi, poi ovviamente nell'home tour vedrete tutto quanto come li ho sistemati e dove. Nel frattempo Neil sta arrivando, è atterrato ad Eindhoven e adesso sta arrivando con il treno. Ha preso il volo Bologna-Eindhoven e adesso sta arrivando appunto con il treno. Ah ok, è vicino all'aeroporto di Amsterdam, più o meno dove abitavamo una volta, quindi deve fare ancora un po' di strada verso nord. Aiuto. Ok, deve fare ancora un po' di strada verso nord per raggiungere Alkmaar. Che bello vedere il mio giardino dalla camera da letto, mi piace troppo sta cosa, vabbè. Vi posiziono qua un attimino, vediamo com'è l'inquadratura, così posso parlarvi un po' della mia skincare. Fatemi sapere che cosa ne dite dell'inquadratura, se vi può piacere, così quando vi faccio vedere la mia skincare. Oggi voglio farvi conoscere un brand, ragazzi, che io non avevo mai conosciuto, sto testando da un po' e mi ci sto trovando benissimo. Sono loro, sono i prodotti di Verde Oasi Milano. In particolare sto testando la linea Peptides o Peptides, non sono sicura riguardo la pronuncia, però è una linea che ha diversi prodotti, adesso ve li faccio vedere tutti quanti. E questo marchio, tra l'altro, ragazzi, a me è incuriosito moltissimo perché è un marchio famosissimo in Asia ma poco conosciuto da noi in Italia, nonostante sia un prodotto studiato e prodotto interamente in Italia. E noi lo sappiamo molto molto bene quanto sono esigenti gli asiatici, specialmente per quanto riguarda la skincare. Sì? Non posso filmare la skincare? No, prima coccole, mamma. Prima coccole. Intanto pettino anche le sopracciglia, ragazzi. Uso lo schermo della videocamera come specchio, perdonatemi. Ma questo, quando fate la laminazione sopracciglia, se non vado a pettinarle ogni volta prima di fare la skincare, poi sono veramente veramente un casino. Comunque mi è piaciuta tantissimo la laminazione sopracciglia, vi dico la verità, è tanto quanto quella ciglia, quindi penso che continuerò a farla. Inizio con il contorno occhi, appunto di Verde Oasi Milano. Questo è Filler Supremo, è una figata di questo prodotto che schiarisce le occhiaie, ragazzi, e non è una proprietà che si trova in tante creme, quindi se avete il problema delle occhiaie scure sicuramente, ragazzi, questo è un toccasana. Ma altra figata di questo prodotto è che appunto si chiama filler perché va a riempire le rughette d'espressione quando sorridiamo, no? E quindi le rende molto molto meno visibili. Quindi vado a picchiettare per bene, ne basta poco, devo dire la verità, si stende molto molto bene, non fa pastone sotto il trucco, quindi l'ho testato anche per questo, quindi va benissimo non solo la sera ma anche la mattina prima del trucco. Io vado sempre a stendere quello che rimane attorno al labbro superiore e qui, in modo da appunto riempire le rughette, che non ci sono, però riempiamo comunque, così andiamo a prevenire, ragazzi. E poi vado ad applicare il mio siero. Voi lo sapete che io solitamente non applico sieri, uso direttamente la crema idratante, ma questo è molto conosciuto e quindi ho voluto provarlo e mi ci sto trovando veramente molto 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 bene. E si chiama Siero Supremo Ridensificante, anche questo aiuta appunto a mantenere l'elasticità della pelle, a mantenerla giovane, a rimpolparla, perché la cosa più importante secondo me quando abbiamo appunto una bella pelle è curarla in modo da mantenerla nel tempo. Quindi vado ad applicare un po', ne basta veramente veramente poco, già questo è troppo, ma ricordiamoci sempre, Gatto Denver cosa c'è? Gatto Denver non vuole lasciarmi fare la skincare oggi, ricordiamoci sempre di applicarlo, ma cosa c'è? E poi se ne va, applicarlo su viso e anche su collo e décolleté, ragazzi, e poi vado a picchiettare per bene in questo modo per fare assorbire per bene tutto il prodotto nella pelle. Questo siero mi piace perché non rende la pelle oleosa, che forse è per questo che io di solito non mi trovo bene con i sieri, perché avendo la pelle mista tendono ad essere un pochino troppo pesanti, ma con questo non mi succede, anzi devo dire non si sente proprio addosso, ma si vedono i benefici, ragazzi. E adesso invece passiamo alla crema idratante. Poi sempre della stessa linea c'è anche la crema, questa appunto è la crema suprema antirughe rimodellante, ma io questa di solito la uso la sera, e per la mattina invece, specialmente in questo periodo perché non fa caldissimo come in Italia qua ma comunque fa caldo, vado ad utilizzare la crema in gel, che è più leggera e più fresca, e specialmente nelle giornate molto molto calde, oggi fa parecchio caldo,
mi aiuta a non avere questo effetto pelle pesante, perché se i pori non respirano, ragazzi, specialmente in estate, i brufoli sono dietro l'angolo. Quindi vado ad applicare la mia crema che appunto sto testando, ragazzi, da qualche giorno, ed è favolosa, dà un effetto rinfrescante, ragazzi, che è la fine del mondo. Questa è una crema molto leggera, ragazzi, però dà comunque quell'effetto lifting, e quindi direi che ci piace. Anche qui vado a picchiettare per bene per far assorbire il tutto. Mi raccomando, collo importante, non dimentichiamo mai il collo ed il décolleté, ok? Ah, adoro le, mamma mia, la sensazione di questa crema che è così fresca, adoro troppo. E poi vado ad applicare anche questo, che è SOS cambio stagione. In realtà va benissimo anche quando la nostra pelle è stressata in generale, non solo per i cambi di stagione. E dopo questo trasloco, il cambio di temperature, sicuramente la mia pelle è molto stressata in questo periodo. Si può anche mescolare alla crema idratante, ma lo applico semplicemente così, ed è, sono delle goccioline, quindi vi dura anche tantissimo. Ah, adoro questo prodotto, ragazzi, ne basta veramente veramente poco, ma ti toglie i rossori, è super delicato e dà un boost di energia alla pelle che è favoloso, specialmente quando la vedete un pochino spenta, tipo la mia tende quasi al grigio quando è un po' spenta, e questo la rende luminosa. Ok ragazzi, la nostra skincare routine è completa, date un'occhiata a questo brand Verde Oasi Milano, perché appunto, come vi dicevo, è super conosciuto in Asia e io mi ci sto trovando da Dio, sono anche molto orgogliosa di avervelo fatto scoprire io. Se ve l'ho fatto scoprire io, commentate, fatemi sapere, informatevi su questo brand, provate i prodotti, fatemi sapere, anche perché come al solito ho uno sconto pazzesco, ragazzi, un codice sconto pazzesco per voi del 30% se volete provare questi prodotti. Ve lo metterò qua in sovrimpressione, il codice è Nicole30 e appunto avete il 30% di sconto che vi regalo io e non ci guadagno niente, ci tengo a specificare. Avete il 30% di sconto su tutto il sito, su tutti i prodotti che vi ho fatto vedere. Vi metterò qua sotto nel box di informazioni il link diretto e appunto ricordatevi il codice sconto Nicole30. Se vedete che il sito che vi metto è di Arco Cosmetici e non di Verde Oasi, non vi preoccupate, Marco Cosmetici è il nome della ditta e Verde Oasi invece è il nome della linea, insomma. Quindi cliccate il link qua sotto, fate i vostri acquisti, poi fatemi sapere come vi siete trovati con questi prodotti, perché io mi ci sto trovando molto molto bene e quando vi consiglio qualcosa sono sempre curiosa di sentire il vostro feedback, insomma. Quindi fatemi sapere, mi raccomando. Tra un po', nel frattempo, dovrebbe arrivare Neil, non mi truccherò oggi perché penso che rimarremo a casa onestamente, e quindi approfitterò e sistemerò un pochino la casa. Nel frattempo ho cambiato completamente sistemazione, ragazzi, al letto e ai comodini, quadro anche qua, ma vabbè, ho cambiato, non posso farvi vedere perché altrimenti vi spoilerò tantissimo, però ho cambiato la sistemazione e non sono molto sicura, ho provato tutte le sistemazioni possibili immaginabili e questa secondo me è la più carina, però visto che mancano ancora i quadri, devo un attimino vedere, però per adesso sono contenta, ho cambiato e mi sembra più carino così. E adesso, ragazzi, a proposito di avanzi, mangerò per pranzo la poke bowl che ho avanzato dal mukbang di ieri, ma ce n'è veramente tantissima, sicuramente non la butto e quindi me la pappo. Gnam. Qualcuno ha suonato alla porta, qualcuno ha suonato alla porta direttamente dall'Italia. Ciao Neil. Ciao a tutti. Ciao. Prego, vieni, vieni. Grazie. Come ti sembra la casa, che è più sistemata? Vero che è più sistemata? Molto meglio. Non facciamo... Ma è una stazione per i gatti. Sì, sì, non facciamo troppi spoiler però, quindi inquadro solo te. Come è andato il viaggio? Ah, perché non l'ho visto ancora. No, devo ancora fare l'on tour. Come è andato il viaggio? Tutto benissimo, bene? Musica nelle orecchie? Cosa stai ascoltando? Articolo 31. Ah, come è andato allora? Il volo, tutto bene? Bene, tutto bene, volo, anche il treno, ovviamente. Il viaggio, ma hai la maglia al contrario, Nila, hai la maglia al contrario. Sì, però porta bene, ragazzi. È questo, è là, giusto. Ma non ti sei reso conto che era il contrario, che anche no. La scritta? Scusami, ma tu hai viaggiato da stamattina così? No, l'ho tolta, cioè nel senso Non ci credo. L'ho messa prima di scendere da terra. Ah sì, dai, no, spero, beh, certo, non sei partito così, immagino. Spero, cioè nel senso ero un po' in giro. La felpa che fa caldo in Italia. Gatti, facciamo, il gatto Stenino. Facciamo subito un po' di casino così. Ma guarda il gatto Stenino che mi
viene a subito a strusciarsi e a fare la simpatica. Non la saluti. Io... Gatta Stellina, ma vuoi uscire? Non saluti, Neil? No. Nessuno. Neanche ti, no, io voglio uscire, io voglio uscire. Vergognatevi. Anche Denver vuole uscire, ma non gli lascio uscire più. Solo quando sono io lì a supervisionare, perché è scappato, come ben sapete, se avete visto il mukbang. Siamo in videochiamata con Chiara, ragazzi. Ciao! Ciao, Chiara! Io anche... devo essere lì. Lo so, lo so. Ci manchi, uffa. C'è un sacco di magone, infatti. Pensavo che dovevamo essere tutti lì. Lo so. Almeno in videochiamata, dai. Però è rimandato, dai. È rimandato, no, Sole. È solo rimandato, però. Io sto facendo palestra con questo. Sì, guarda di che... Con questo cellulare che pesa circa 10 kg con la custodia. Stiamo costruendo il tiragraffi, che mi avete detto si chiama tiragraffi, dei gatti. Guardate che meraviglia, questa è la base naturalmente, dobbiamo, poi alla fine viene così, sarà fighissimo, fighissimo, dovrebbe essere anche bello gigante, spero che piacerà ai gatti. Se hanno pazienza un minuto, due, avranno la nuova creazione. Sì certo, gli facciamo vedere la reazione dei gatti al nuovo tiragraffi, adesso stanno mangiando quindi sono molto impegnati. Però sembravano interessati poco fa. Ma come salta? Sembra che a gatto Denver piaccia il grattino nuovo. Ti piace, caro Denver? Sì, finalmente! Finalmente è tornato il grattino! E il problema è che non sappiamo come montare questo pezzo. Perché io vi ho detto, ragazzi, 2 minuti ed è finita. Invece alla fine passati 20 minuti... Le ultime parole famose. Volevo fare. E il problema adesso è che... Magari è una cosa facilissima, cioè... Sì, ma noi non ci arriviamo, cioè... Dobbiamo... È un quesito per voi, ragazzi. Cioè, dobbiamo... Come si dice? Dobbiamo avvitare questi per farli stare qua, ma poi dobbiamo avvitare anche queste sopra per farle stare lì. Il fatto è che, girando da una parte, si svita dall'altra. Questo è il problema. Quello... Come si fa? Non ho veramente idea. Non possiamo inserire già le viti. E se lo lasciamo così, intanto i gatti saranno... No, no, dai, mancano pezzi. Come lo lasciamo così, no? Gatto Denver che mi dai baci. E dopo un'ora e mezza che tentiamo di costruire questo tiragraffi, Neil dice di aver scoperto la soluzione, dice di aver risolto l'arcano, quindi adesso spiegaci, spiegami per favore come si fa, perché io non ci arrivo. Tutto ad un tratto Neil si alza e dice: ci sono arrivato, so come si fa. Ok, spiega. Spero. Devo ancora vedere. Ok. Però... Questo accento emiliano che ogni tanto esce. Però ho pensato, cioè, per le cose, quando non riesci, cerchi, non riesci a trovare la soluzione, cosa devi fare? Non lo so. Anch'io. Quindi ragazzi, accettiamo le scommesse? Cioè? Ce la farà o non ce la farà? Secondo me sì, visto che ti vedo così convinto, però non ho ancora capito come fai. Bisogna guardare un'altra prospettiva e trovare la soluzione. E grazie, questo l'avevi detto. Ci siamo resi conto praticamente che dovevamo iniziare dall'alto, però sulle istruzioni, almeno... Neil, io non ci posso credere, mi sono fidata, c'è scritto, guarda! C'è scritto 1... Start. Cosa vuol dire? Uno start, guarda dove è l'uno. Quello è una I, parte. Guarda, l'uno è qua. Hai guardato qui che dovevamo iniziare l'uno da qua. Allora, da questo dovevamo iniziare l'uno start. L'uno sta qui. Quella è sempre una I. Questo è l'uno. Questo è l'uno. No, l'uno con il cerchietto. No, non l'uno con l'ovale. Stai distruggendo tutto. L'uno con il cerchietto. E qua dovevamo iniziare da questo, vedi? Che voi uomini non leggete le istruzioni perché pensate di sapere tutto. Invece poi è semplicissimo. Lo dobbiamo iniziare da questi, esattamente quelli sotto la casetta, vedi? Sì, perché chi non si monta dal tetto? Chi non monta una casa dal tetto, no? Cioè, inizia dal basso, no? Non è che la casa la costruisci da... Ma se tu guardassi le istruzioni, ti renderesti conto che dovevamo iniziare dal numero 1, che è esattamente praticamente a 3/4 d'altezza. Ah, ok, dovevamo iniziare. Capisci? C'è scritto, vedi, poi il 2 era qua, il 3 era qua. Cioè, tu invece sei andato così. Scemo. A caso. Cioè, dal basso. Due ore che bastava leggere qua.
Vabbè dai, quindi abbiamo smontato praticamente la parte sotto per poter avvitare la parte sopra, ma ce la stiamo facendo. Ragazzi, è successo il disastro. Ni stava trasportando un pezzo dell'altro grattino e gli è caduto sul piede e si è fatto malissimo. Non facciamo vedere perché ha già il livido, l'ematoma e tutto, e quindi gli ho dato l'unico ghiaccio che avevo, le patatine surgelate. E la gatta ti aiuta, dai, psicologicamente ti sta vicino. Sì, gatta. Ma non è che ti sei rotto il dito del piede, no? No, se ti sei rotto l'altro. Lo scoprirete nel prossimo video. Io manco ti inquadravo, cioè scusa, non ti fa male, sei lì che dici, ci vediamo il prossimo, scoprirete il prossimo video. Cioè, vabbè. Vabbè, quindi il grattino, come lo chiamo io, il tiragraffi, mi avete insegnato, l'ho messo io adesso qua. Come ti sembra, Neil? Sta bene, no? Vabbè, devo ancora aggiungere. Sì, manca l'ultimo pezzo, che è il pezzo 15 e 16, quindi siamo fortunati perché appunto questi effettivamente dovevano essere montati per ultimi, che sarebbe solo questo pezzo qua ancora, e il resto l'abbiamo già preparato, quindi monto questo ed è fatta. Sono molto contenta perché è bellissimo, non sono contenta per il... Ma com'è? Ti fa male ancora? Un po' meglio, adesso lo tieni magari 15 minuti il ghiaccio. Ho visto le stelle veramente. Come rovinare il primo giorno di vacanza. Ho visto le stelle. Sto abituando i gatti al grattino con i dolcetti. Sembra che gli piaccia. Ti piace Gatto Demer? Ti piace Moni mio? Un po' di congiuntivite Gatto Demer, ma gli ho messo le goccine adesso. Ancora? Vuoi ancora? No, qua, qua, qua. Ma no, non vale Denver. E qua, guarda, manco la trova. Denver, Denver, vieni. Mia family, è parecchio tardi. Neil si è un po' ripreso, il piede non gli fa più così male, però si è preso una bella botta, poverino. Mi dispiace perché è il primo giorno di vacanza, però sta riposando, quindi abbiamo cenato. E adesso io mi devo mettere al montaggio di questo video, così andrò online domani, sempre puntuale 17:30. Mi avete detto in tantissimi, durante il mukbang, che la videocamera praticamente a volte perdeva il focus su di me e andavo un pochino fuori fuoco. Quindi questa cosa mi dispiace molto, perché so che questo modello di fotocamera, la Canon G7 X Mark III, aveva questo problema, ma mentre l'acquistavo ho chiesto al ragazzo, cioè prima di acquistarlo ho chiesto al ragazzo se avevano risolto questo problema nei nuovi modelli, e mi ha detto di sì. E quindi speravo che fosse vero, quindi non lo so, forse sono io che non so bene impostare tutto quanto, l'impostazione eccetera, però l'autofocus è automatico, quindi dovrebbe effettivamente rilevare il mio viso. Infatti nel monitor vedo che appunto sta rilevando il mio viso, quindi non capisco come mai a volte sono fuori fuoco. Fatemi sapere, comunque ho un po' giocato oggi con l'impostazione, ho cambiato alcune cosine, quindi fatemi sapere come vi sembra oggi, se c'è ancora questo problema oppure no, perché se persiste la riporto al negozio, ragazzi, perché non è possibile che ogni 5 secondi vado fuori fuoco. Non mi rendo conto bene guardando qui nel flip della video camera, però me ne rendo conto poi nel montaggio, quindi fatemi sapere anche voi che cosa vi è sembrata la qualità, insomma, in questo video. Quindi ragazzi, io adesso mi metto al montaggio, vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio come al solito fortissimissimissimissimissimissimo, e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, perché questo video lo vedrete domani, che è venerdì, quindi io vi auguro anche un buon weekend. A lunedì, ciao.